Ciao amore. Ciao. Senti, ma questo film non ti sembra familiare? Sì, in effetti ho la sensazione di averlo già visto. Questa scena qui? Amore, ma che foto ti hanno messo? Bravo. Grazie. Signor Roberto, è arrivato il regista per l'incontro. Sì? Buongiorno, signor Cardone. Buongiorno. La chiamo dai cantieri Riva. Volevo farle i complimenti per il premio vinto e invitarla a Sarnico per una chiacchierata. La aspettiamo. Un caro saluto. Ci dispiace, il direttore non può riceverla immediatamente. Si figuri, non c'è problema. Però se le fa piacere l'accompagno volentieri io a fare una breve visita per il cantiere. Va bene, sì. Da questa parte. Questa è l'ultima parte che le mostro. Ed è una parte a cui io sono particolarmente affezionata. Questa immagine penso che rappresenti la vera rivoluzione che la nostra azienda ha portato negli anni. Il cui spirito in realtà sopravvive ancora in chi decide di possedere un nostro mezzo. Queste non sono semplici imbarcazioni. Sono qualcosa di molto più grande. Chiaro, qui non si parla di materiali o tecniche avanzate.
Cioè, non solo almeno. Quelli sono la base, sì, ma... Qui si costruisce uno stile di vita. Una... Un'identità. Sì. Il nostro direttore è pronto per incontrarla. Va bene. Ci terrei a dire un'ultima cosa prima di accompagnarla di sopra. Questo è sicuramente un luogo dove si costruisce dell'eccellenza. Ma tutto è innanzitutto mosso da una fortissima passione. E questo è il vero messaggio che uno dei nostri innovatori ci ha lasciato. E che in qualche modo lei incontrerà tra poco. L'aspettano dentro. Io la saluto qui. Grazie mille dello splendido tour. Arrivederci. Piccolo, siamo riusciti ad attraccare la barca dopo una traversata abbastanza burrascosa e uno si sente felice, sei l'uomo più felice del mondo. Alla sera vedi un cielo con miliardi di stelle, anche se non hai un euro in tasca ti senti miliardario, perché poi sei insieme a loro. Buongiorno. Mi perdoni per l'attesa. Mi auguro che abbia gradito il giro del cantiere. Sì, moltissimo. Piacere, Lorenzo. Beh, suggestivo, vero? È stato progettato dall'ingegnere stesso. Accomodiamoci. No, da questa parte, prego. Ah. Immagino che non le abbiano spiegato perché è stato invitato qui da noi. Beh, ho immaginato fosse per una possibile collaborazione. Un film sulla vostra azienda. Però sono un po'... Deve sapere che come azienda siamo abituati a cercare di fare qualcosa di diverso dagli altri. Qualcosa di insolito. E cerchiamo di farlo con persone che hanno un background completamente lontano dal nostro. Non potevamo certo rimanere indifferenti. Ma le voglio chiedere una cosa. Data la sua esperienza, che cosa apporterebbe di nuovo oggi? Come racconterebbe tutto questo? Sa, prima di entrare qui dentro credevo di conoscere la risposta. Io le mie idee gliele posso mostrare. Non è quello che state cercando, né tantomeno quello che io porterei dall'esterno. Non c'è innovazione se non si conosce la propria storia. E il connubio tra moderno e tradizione è ancora la strada da percorrere. Credo che non si compri semplicemente una barca. Si sceglie di entrare a far parte di un mondo. Sì, di questo racconterei. Non voglio vedere i suoi lavori finché non avrà trascorso almeno un po' di tempo qui con noi. Sempre che voglia salire a bordo. Beh, difficile non sentirsi già a bordo qui dentro.
Manca ancora un passaggio, però, se vuole capire fino in fondo la nostra mentalità.